oggi a Schio per l'edizione di Hands On 2020. Ho presentato il mio lavoro di tesi che ho portato a novembre quando mi sono laureato sul trattamento riabilitativo delle distonie focali del musicista. Si tratta di una patologia abbastanza rara che colpisce appunto i musicisti. È una patologia di tipo neurologico che provoca quindi disturbi particolari per il musicista mentre sta suonando, con dei movimenti involontari che peggiorano l'esecuzione musicale. Se un musicista sente di avere qualche tipo di problema a livello alla mano, si deve sicuramente rivolgere o a un fisioterapista o comunque a un medico fisiatra per una valutazione generale, insomma, perché molto probabilmente le patologie più comuni sono le tendiniti, comunque patologie molto più comuni. La distonia è più rara e comunque richiede comunque un certo tipo di intervento medico e fisioterapico. Se sentite di avere qualche difficoltà nella esecuzione musicale che non è riconducibile a tendiniti o altri tipi di patologie di tipo ortopedico, sicuramente un'indagine neurologica sarebbe consigliata. E un caso particolare, un ragazzo giovane, 23 anni, un pianista che stava studiando al conservatorio, una distonia importante a livello del terzo dito in flessione, non riusciva più a suonare in maniera corretta, e dopo il protocollo sperimentale lì a Milano, con la sola fisioterapia ha potuto riprendere a suonare in maniera eccellente, insomma senza l'utilizzo di interventi di tipo medico, quindi di tossina botulinica.